C'è un'impresa contro cui lo Stato, da anni, è impegnato in una guerra senza sosta. È un'impresa che resiste ad ogni crisi con un fatturato in continua crescita. Vai. È la premiata ditta Mafia S.p.A. Un'impresa che ammazza, ruba, truffa, si nasconde e si insinua nella politica, nella finanza, nella vita quotidiana. Fa affari con ogni attività legale e ovviamente criminale. Ogni reato, ogni delitto è buono per fare soldi. Tanti soldi. Se la mafia si quotasse alla Borsa di Milano sarebbe la star del listino. La mafia fa le grandi truffe. Ha truffato lo Stato, l'Europa, prendendo soldi pubblici destinati all'economia e all'occupazione per creare delle aziende. Sono tutte attività criminose che comportano grandissimi guadagni. L'estorsione, il cosiddetto racket, la contraffazione, ma soprattutto il traffico di droga. Il problema è che per sconfiggere le mafie non bastano arresti e azioni di polizia. Alle mafie bisogna togliere quello che hanno di più caro: i soldi. E con i soldi, ville, auto, attività commerciali, investimenti. Insomma, il tesoro dei boss. Un milione di firme perché il sogno di Pio La Torre, che sognava quella legge che definiva per la prima volta nel 1932 cos'è la mafia, reati di stampo mafioso, e poi la grande intuizione, confiscare i beni. Quando Don Ciotti propose una norma che andava a colpire la mafia nei suoi patrimoni, capì che era una grande intuizione, perché ai mafiosi bisogna prima di tutto togliere i soldi. Noi all'inizio eravamo un'azienda riconducibile a dei prestanome del mafioso Virga. Nel momento in cui nel 2002 scatta la confisca definitiva, ecco che subiamo un forte boicottaggio. Vincenzo Virga era uno sconosciuto imprenditore trapanese, un pensionato che prendeva dall'INPS un'indennità come se avesse lavorato in agricoltura. Veniva soprannominato il coccodrillo, proprio perché non lasciava niente a nessuno. Cascina a Caccia è un bene confiscato alle mafie e apparteneva alla famiglia Belfiore, una famiglia di origine andranghetista. Siamo cinque ragazzi che, grazie anche all'aiuto di Libera, costituisce questa cooperativa e cerca di, in qualche modo, di ripercorrere la filiera della legalità, cercando comunque di appropriarsi delle terre che la mafia ha cercato, che negli anni ha devastato. Però veramente siamo in attesa di una buona mozzarella che arriva da quella cooperativa a me molto cara, proprio nel territorio della provincia di Caserta, che non a caso si chiama Le Terre di Don Peppino Diana. A me fa sorridere pensare che proprio un prodotto di grande cultura, di grande tradizione, anche oggi con Libera Terra, dà una bella sberla ai giochi criminali, camorristi del territorio, la mozzarella della legalità.